Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Azura's Wrath. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo Kanda. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con vittoria illusoria, oggi invece confessioni di una maschera. Dopo la sconfitta di Vizen, Azura incontra un suo vecchio rivale, Yasha. Questo, più calmo e controllato che mai, sconfigge Azura con facilità e grazie al cazzo siamo senza braccia. Yasha dice qualcosa che risveglia l'ira che risiede in Azura. D'accordo, scopriamolo. Erano tempi difficili in quelli del West. Quando la vecchia Betsy faceva ancora il latte. Next time. Not come back. Ora ci risvegliamo incazzatissimi. Combattiamo coi piedi stavolta. Ci credo che ci sconfigge. Guardaci in che stato siamo, figa. Ci credo che ci devasta. Yasha. Chissà se anche lui ha il potere incredibile. Bella domanda. Perché voglio vendetta. Aia, che dolore. L'ho preso. Io non ho idea di come sia successo, ma l'ho preso. Dio mio, gli ha tirato una testata sul coppino. Ma cattivissima. Beh, però ce la stiamo cavando, Dai che ti devasto. Altra testata atomica. Ti ho preso, mi dispiace. No, di poco. Sei un po' malmesso, Azura. Credo che in questo momento Yasha sia un filo superiore. Ce le sta schivando tutte, ma proprio tristemente anche. Ma se ti ho colpito fino adesso, che cazzo vai a dire? Quella maschera? Ecco. Vabbè, dai. Un colpo qua sul collo l'abbiamo tirato, devo dire. Azura Vratu. Che poi non ho capito perché questa maschera ha tipo le parvenze di un piccione. Cioè, comunque di un uccello. Ma povero, Dio mio. Non ne vale neanche la pena. Oh, però sto reggendo botta, Yasha. Sarò anche senza braccia, ma guarda qua che gambe. Come direbbe Metaton, chi ha bisogno di gambe? Chi ha bisogno di braccia quando hai gambe del genere? Un'altra testata atomica. Adesso lui si riprende. Non ho capito cos'è successo, però vabbè. Mi sta facendo dei colpi incredibili. Vai, beccati la testata in faccia. Mi
iniziate sono in overheating. Dai che l'ho preso. L'ho preso, va proprio bene stavolta. È uno scontro aereo ormai. È diventato uno scontro aereo. E vai. Ha tirato uno schiaffo, ma che tristezza. We are bringing salvation to Gaia. Ah, no, ok, niente. As priestess, Mithra has dedicated herself to the salvation of our world. You should be proud. What did you say? Be proud. Di cosa? Mithra suffering. Esatto. Yes, and I will say it again. Your daughter is devoted to the cause in order to save the world. Al bene superiore. God. Addirittura. What? Io mi pensavo un mega calcio, lo ammetto. Non di nuovo una testata subatomica. Ah, pensavo... Ok, no. Pensavo la maschera fosse finita nella lava. Invece era solo il colpo d'aria. In tutto questo noi stiamo combattendo nel cratere che ha fatto il tizio di prima, eh. Quello grosso. You are as ugly as ever. Dai. But... Sei brutto per tutte le cose che potevi dirgli. Before the cause. It is meaningless. No! Mi ha diviso in due? Allora, non credo di essere morto, ma di averle subito, ma proprio tante in questo momento. Anche perché se no il gioco cos'è, dura 30 minuti. Ah, ok. Siamo sprofondati nella lava. E io mi aspettavo che lui la buttasse, la mascherina, nella lava insieme a noi. Di nuovo lì. Altri 12.000 anni d'attesa? Non credo. Però le abbiamo subite qua. Qua abbiamo preso un sacco di botte. No, dai, ti prego. Ah, aspetta. No, non lo so. No, forse questa è la fine della parte 1. Sono un attimo perplesso, aspetta. Eh sì, no, no, non è possibile. Non credo. Vabbè. Aspettiamo. Io non penso sia finito. Più che altro credo sia finita questa parte. Niente più, niente meno. Però aspettiamo un attimo, magari appena finisco con questi nomi lo scopriremo. Ok. Parte 1, lo sapevo, Dio mio, era ok. Hai guadagnato il trofeo La Sofferenza. 2 minuti, ok. Abbiamo preso S in sincro, ottimo. Le 7 divinità Yasha. Ora sono curioso perché
tra il fatto che siamo morti all'inizio e ad ora sono passati 12.000 anni. Il fatto che sia morto di nuovo adesso, cosa succederà? Altri 12.000 anni? Beh, non ci resta che scoprirlo. Quindi, signori... Oh, è cambiato anche la schermata. Fantastico. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Guarda che ci sta per tagliare. Dio mio, che scena incredibile.